Buonasera a tutti e grazie per essere qui al Teatro Carignano oggi. Sono Carlo Noverino della Fondazione dell'Ordine degli Architetti e eh, la Fondazione partecipa per la seconda volta all'iniziativa Biennale Democrazia e vi partecipa portando argomenti alla discussione e alla riflessione che attengono direttamente all'azione di, di noi architetti, dei nostri colleghi nel rapporto che esiste tra la nostra azione, la, il progetto, la costruzione, il fatto fisico e l'espressione che questi, il coinvolgimento che questi generano sull'ambiente, e il rapporto quindi tra il costruire, che è un fatto collettivo, e la democrazia, chi è che decide che cosa, come, dove e quando. Di questi ragionamenti abbiamo tre occasioni, questa è la prima, domani e domenica ve ne saranno altre due, ma ci interessa in particolare affrontare sotto tutti gli aspetti il problema come dire, della democrazia inteso come sostenibilità delle nostre azioni, come possibilità di partecipare, di essere consapevoli e di partecipare al processo decisionale. La città è l'argomento che tratteremo stasera, lo tratterà Rem Colas con la sua lezione magistralis, perché nella città sono evidenti gli elementi del potere politico, delle decisioni, degli spazi e degli effetti che queste decisioni provocano sulla vita di tutti noi cittadini. Riproponiamo qui una riflessione sul vecchio problema della forma urbis e del principe, la città oggi come espressione di un sistema. Politico o di un sistema democratico o di un sistema politico democratico. La lezione magistrale di Rem Colas sarà introdotta da Manfredo di Robila, un architetto che ha curato l'edizione italiana di un saggio del Rem Colas, Singapore Online, che è stato pubblicato recentemente, l'anno scorso, per i tipi della Qualibet. Io chiamo qui l'architetto Manfredo Di Robilan per presentare la lezione magistrale. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Eh, sì, eh, presentare Rem Colas al pubblico della Biennale della Democrazia eh, è facile perché si tratta di un personaggio che fin dai suoi esordi all'inizio degli anni 70. Ha eh, programmaticamente contestato e rotto i confini dell'architettura intesa come eh, disciplina autonoma, quindi come eh, processo a tavolino piuttosto che eh, come eh, gioco tra iniziati. Allo stesso tempo è molto difficile parlare di Colas senza dover necessariamente eh, selezionare alcuni, pochi. Aspetti all'interno di una eh, biografia intellettuale e professionale che è sempre stata onnivora e che ha sempre cercato di sparigliare le carte che via via si sono trovate eh, sul tavolo del dibattito eh, architettonico e urbanistico eh, internazionale prima e, se vogliamo, globale poi. Um, Rem Colas è alla guida di un ufficio di, proge di progettazione. Uh, Office for Metropolitan Architecture che ha fondato nel 1976 eh, e che ha eh, al proprio attivo eh, più di 250 progetti in tutto il mondo, tutti ampiamente eh, conosciuti eh, anche oltre eh, i eh, confini del dibattito dell'architettura, tutti ampiamente pubblicati, tutti ampiamente dibattuti. Eh, Colas eh, ha avuto nel corso della propria carriera eh, tutti i mh, più grandi riconoscimenti che eh, sono a eh, disposizione nel mondo dell'architettura, due tra tutti, nel 2000 il Pritzker Prize e nel 2010 il Leone d'Oro alla carriera eh, della Biennale di Venezia. Um, lo studio OMA ha attualmente quattro sedi principali, distribuite tra Rotterdam Coloss, eh, e olandese, eh, New York, eh, Hong Kong e Pechino. E nel complesso eh, occupano circa insomma, più di 200 eh, persone le quattro sedi. Eh, nel 2000 eh, Oma ha generato direi per gemmazione eh, Amo che è eh, l'acronimo OMA letto al contrario e eh, come si legge nelle parole, eh, come si legge nel, nel sito web stesso dello studio, eh, AMO è la controparte di OMA e cioè OMA eh, è, si dedica a um, progettare eh, edifici da costruire e a disegnare piani urbani, eh, mentre invece AMO è una struttura di ricerca che è eh, finalizzata a fertilizzare, direi, il terreno per le architetture che devono essere costruite. E questa, ehm, questa fertilizzazione avviene eh, attraverso una continua intersezione del proprio lavoro con eh, attori e saperi che arrivano da settori e discipline altre rispetto all'architettura. C'è quindi una forte idea di interdisciplinarietà. Eh, si tratta di rapportarsi con i media, eh, con eh, la moda, per esempio, con le scienze sociali. Con le scienze legate allo sviluppo delle energie sostenibili. Eh, Amo inoltre si occupa di eh, curare mostre e di eh, pubblicare eh, libri, riviste. Ehm. E eh, la cosa interessante di questa duplicità, o ancora meglio di questa specularità letterale tra Oma e Amo, eh, è che ehm, eh, riflette, serve questa, questa specularità per ehm, eh, individuare qual è il ruolo che la modalità con cui Colas ha interpretato il, e interpreta il proprio ruolo di architetto. Che non è solo quello dell'architetto De Miurgo eh, che eh, produce eh, eh, grandi icone urbane, e questa è sicuramente un'etichetta che gli è rimasta anche molto appiccicata addosso. Eh, ma anche eh, il ruolo eh, che Colas si è eh, ritagliato via via è quello dell'architetto che. Eh, appunto ehm, interseca l'appropriazione con ehm, eh, saperi e attori provenienti da settori altri e quindi la confronta in un ambiente interdisciplinare. La cosa che credo che vada sottolineata per evitare poi ambiguità nella lettura di, eh, di, questo, di questo confronto eh, è che eh, in realtà eh, questo confronto non è finalizzato a mimetizzare il eh, ruolo dell'architetto la sua autorialità e quindi a diminuire la eh, Responsabilità eh, dell'architetto di fronte eh, alla collettività e alla committenza. Tutt'altro, l'interdisciplinarità serve per far precipitare, per sintetizzare dentro l'architettura la visione dell'architetto. Eh, se si eh, fa una sezione diacronica sulla attività eh, di OMA eh, dal 1976, si incontrano tutti i grandi temi, le parole chiave, anche gli slogan che hanno. Ehm, Attraversato il mondo, non solo quella dell'architettura urbanistica negli ultimi anni. Eh, e, eh, tutta l'attività di COLAS è stata centrata sull'idea di eh, espandere e inseguire eh, orizzonti eh, dell'architettura, sia a livello di operatività che a livello di significati che sono in continua eh, espansione. Eh, Nell'affrontare questo scenario, Colas è stato forse aiutato anche dal momento storico in cui ha iniziato a. Eh, eh, pensare, a scrivere, a, a, a progettare architettura. E cioè l'inizio degli anni 70, quando eh, si laurea alla eh, scuola londinese dell'Architectural Association. Eh, inizio degli anni 70, momento di crisi radicale dell'architettura, momento in cui la legittimità disciplinare stessa dell'architettura era tutt'altro che ovvia e momento in cui le culture del progetto cercavano nelle maniere più diverse un nuovo inizio un nuovo inizio eh, appunto a partire da questa crisi radicale eh, dei valori fino ad allora consolidati dell'architettura attraverso la storia appunto della modernità. E eh, io qui volevo solo ancora eh, estrapolare eh, a partire dalla reazione che Colas nel corso degli anni ha sviluppato a questa crisi radicale, volevo estrapolare un paio di aspetti della sua attività. Il primo è il fatto che eh, coincide col fatto che Colas ha sempre giocato in maniera seminale tra ehm, parole, eh, immagini, edifici ehm, e ha prodotto i propri significati sull'architettura e sul mondo a partire da questa contaminazione. Non è un caso che la prima opera davvero eh, influente, davvero cruciale di eh, Colas, 1978, non sia un edificio, non è un progetto, ma eh, è un libro, eh, Delirious New York, eh, sottotitolato Un manifesto retroattivo per Manhattan, tra l'altro eh, anche tradotto in italiano. In questo testo ehm, l'autore constatava come il più grande, ehm, mh, la più grande icona, l'icona della, assoluta dell'architettura e della città moderna, cioè New York, fosse cresciuta completamente, ehm, in maniera completamente indipendente. Dal controllo degli architetti e del discorso disciplinare. E cioè New York eh, si era sviluppata a partire semplicemente dalle forze brute primigenie del mercato, che hanno portato a densificare al massimo, costruendo in altezza, eh, ciascun lotto della città, in maniera completamente indipendente un lotto dall'altro. Eh, e eh, proprio questa è stata appunto la, la formula chimica che ha portato alla nascita di New York. E ehm, la cosa. Eh, eh, che eh, in, si può dire in estrema sintesi di del eh, New York è che l'autore non era interessato per andare a guardare le, come erano fatte le facciate dei grattacieli la cosa importante era quello che succedeva dentro i grattacieli e i motivi innanzitutto economici quindi legati a un programma per cui i grattacieli erano stati costruiti eh, non è un caso che eh, nell'attività di OMA e di Colas eh, l'attenzione al programma sia cruciale, al programma degli edifici programma inteso come sommatoria delle condizioni economiche, innanzitutto politiche, anche culturali, anche sociali, che stanno alla base della costruzione di un edificio, che lo sostanziano, ehm, sono appunto il, il nocciolo fondante di questo e del progetto. Quindi l'attenzione al programma, questo è il primo aspetto, come ehm, antidoto alla ehm, superfluità dell'architettura. Secondo aspetto lo estrapolo di nuovo da un testo che è appunto Singapore Songlines, citato prima, e, eh, questo aspetto, questo, questa cosa che volevo segnalare, è come eh, Colas sia stato molto precoce nell'individuare lo spostamento del centro, eh, del, del centro focale della scena dell'architettura ehm, dall'Europa e dagli Stati Uniti ehm, all'Asia, alla Cina in particolare. Singapore Songlines è stato pubblicato nel 1995 all'interno dell'altro libro capitale di Colas che è SMLXL, cioè Small, Medium, Large, Extra Large, un tomo di più di mille pagine in cui si fa una sintesi, se sintesi si può chiamare, eh, della, o meglio ancora un romanzo nelle parole dell'autore, eh, dell'attività di Oma fino al 1994. Singapore Songlines è una um, sorta di reportage dalla città-isola-stato estremo-orientale di Singapore appunto e um, è un, articolo che, un lungo articolo che ha di nuovo a che fare con l'idea di densità, di iperdensità. Eh, Singapore è stata um, eh, costruita, questo è quello che racconta l'autore, è stata completamente ricostruita essendo stata assimilata a una tabula rasa eh, dal governo stesso eh, della città tra gli anni 60 e 70 di nuovo si racconta uno scenario in cui eh, non è stata eh, la qualità ma è stata la quantità a predominare nella costruzione di una città. Di nuovo uno scenario in cui l'architettura è eh, rimasta un qualcosa di del tutto eh, secondario. Eh, mentre però a New York erano le forze del, del mercato a eh, fare da propulsore alla crescita della densità della città, a Singapore, e qui arriviamo al dunque di oggi, eh, a Singapore eh, tutta la ricostruzione della città, la densificazione della città è avvenuta a seguito di una precisa politica di un governo che, eh, secondo eh, i canoni eh, occidentali nostri, il, il dire noi, l'uso del termine, le due categorie noi, loro ehm, ricorre molto spesso nel, nel testo Singapore Songlines. Appunto un governo, quello di Singapore degli anni 60-70, che ai nostri occhi non è pienamente democratico, ha appunto fatto da propulsore e da, eh, eh, sì, da, da forza generatrice di questa eh, situazione, della, della città attuale di Singapore. L'altro tema che emerge, anche se tra le righe di Singapore Songlines, è proprio questo, cioè di fronte alla superfluità dell'architettura, al rischio che l'architettura e il progetto diventino un qualcosa di superfluo. Eh, è possibile, e necessario costruire edifici eh, eh, iconici, anche edifici cruciali, proprio come presenza urbana in contesti eh, e per finalità che non sono eh, necessariamente eh, pienamente democratiche o a volte non lo sono neanche. Questo eh, è uno appunto, è per incorniciare dentro il contesto di biennale della, della, della biennale della democrazia l'intervento. E con questo lascio la parola a Rem Colas. Grazie mille. Um, uh... È e molto interessante per me essere qui, e se è la prima volta che sono qua, io ho preparato una le, conferenza che è il tentativo di definire quello che è il rapporto tra l'architettura e la democrazia e quindi quasi inevitabilmente i rapporti che noi abbiamo in questo momento eh, tra la nostra professione e, la, eh, visto dal punto di vista della nostra professione, rispetto alla democrazia. È una conferenza che tratterà sia di storia che di questioni più contemporanee e spero di poterlo farlo in un'ora e che dopo resterà abbastanza tempo per poter avere delle domande. Come vedete la prima immagine è del 1516 e vorrei chiedervi di fare attenzione alle date che evidenzierò perché una delle scoperte che ho fatto nel preparare questa lezione è che le date sono probabilmente una delle cose più importanti nel comprendere la democrazia o quale sia la nostra opinione sulla democrazia oppure nel valutare se un aspetto sia politicamente buono, cattivo o democratico in altre parole le date stesse sono degli indicatori degli spostamenti dei valori 1516 e Thomas More che ha lanciato l'idea dell'utopia. L'utopia o utopia era un'isola, era un mondo perfetto in sé. Questo è il modo in cui Mo lo descrive e io penso ciò che sia importante è l'ultima frase io condivido liberamente i miei doni accetto senza lamentarmi ciò che è meglio è molto interessante ma è anche una definizione assai ambigua nella misura in cui la definizione è un invito al pensare alla speculazione su un nuovo mondo manca d'arroganza da parte di Thomas More eh, che ha definito quindi questa utopia, così, la prima utopia. Io penso che ciò che sia importante è l'alternarsi tra la modestia e l'arroganza un'altalena che vedremo costantemente nell'architettura. Adesso salto in avanti. Siamo arrivati al 1925, l'inizio del XX secolo e vorrei leggere il XX secolo nonostante tutti i fascismi e tutte le cose negative, ma vorrei leggerlo come un secolo in cui l'architettura eh, si è interfacciata con la socialdemocrazia, in cui l'architettura ha cercato di trovare un linguaggio atto alla democrazia. Penso che qua lo spostamento di tempo è molto importante. Qui vedete le Corbusier. Che nel 1925 poteva essere visto ed era visto come un esempio per un'architettura per il popolo, ma che a questo punto è praticamente universalmente rifiutato e visto quindi come autoritario. E quindi diciamo che nel corso del secolo è passato da utopia a distopia. Questo è successo a molti tipi di architetture in questo secolo. Questo per esempio Hill Summer. Questo è un progetto per la riorganizzazione di Berlino che di nuovo nel 1927 era visto probabilmente come utopistico eh, ma esprimeva delle buone intenzioni per quello che riguardava la popolazione. Un progetto socialdemocratico ma che col senno di poi invece sembra una un zona veramente una distopia veramente negativa da essere rifiutata. Qui potete vedere il 1932. Qui potete vedere un progetto di ecocittà, di nuovo una visione utopica assolutamente stupenda, eh, di vivere nella campagna americana, qui vedete Frank Lloyd Wright, e non, un ambiente non urbano pur avendo tutti i vantaggi dell'essere urbano. Oggi possiamo leggerlo come utopia negativa, ovvero distopia, perché la distribuzione della popolazione su tutto il territorio sarebbe chiaramente un incubo eh, di sviluppo e di condizioni insostenibili. Penso che gli ultimi tentativi eh, di sviluppare eh, una idea socialdemocratica è quello che si può verificare negli anni 70. Questo vedete, è un progetto di Riccardo Boffin a Parigi eh, che indipendentemente dall'architettura deve essere letto come un'articolazione di una comunità non di persone di benestante ma di persone medie di cittadini i quali alla fine degli anni 70 erano delle comunità possibili mentre adesso possiamo vederlo come un'assurdità come un'articolazione non democratica. Il 1978, il 1978 è un anno molto importante perché la fine del XX secolo si avvicina e vorrei leggere questo grafico con voi. Inizia negli anni 70 e la linea più importante è quella rossa che vi chiedo di seguire e che rappresenta il comportamento del mercato azionario di Wall Street. Come osserverete dal grafico, Dopo un periodo relativamente piatto, un avvio piatto, gli 80 che sono gli anni di Ronald Reagan in America e anche che. Ah, Un'altra utopia, quella dell'economia di mercato, incomincia ad erodere la situazione e parla della fine della socialdemocrazia come noi la conoscevamo. La socialdemocrazia è invece sostituita dalla nuova utopia, quella del mercato. Noi abbiamo chiamato l'economia di mercato un regime e io penso che sia un sistema politico, sebbene faccia finta o si mascheri come sistema apolitico. Se voi mettete insieme lo. Yen, l'euro, il dollar. Si forma la parola Yes. E noi, lo sì, e noi lo chiamiamo regime del Yes. Un altro regime, quello naturalmente del Yes, ma ha creato delle situazioni grottesche, per esempio, Qui vuol dire che l'ingordigia vi rende felici, eh, vuol dire che tutti noi vi, in una certa qual misura viviamo d'ingordigia e ciò che significa che per le pers i relativamente poveri o er quelli che sono svantaggiati c'è oh, un'idea di, eh, di non valere molto, di essere a buon prezzo eh, ma in realtà c'è moltissima interazione sociale, moltissimo scambio sociale, ma per i più ambienti c'è sempre di più uno spazio in cui articolare o sviluppare la propria visione e quindi di creare il proprio ambiente. Qua osserverete una sezione di una nuova città in Olanda eh, dove per la prima volta si sono state abbandonate le pareti e chiunque può comprare oh, un. Un pezzo di terra e un lotto e possono costruire esattamente quello che vogliono per vivere come vogliono. Questo ha avuto un successo enorme e naturalmente è molto importante perché ci si. Prima di vedere delle immagini eh, dove gli architetti hanno dato una forma alla democrazia è importante perché questa è la democrazia in azione. È una democrazia attuata e vedete che succede con l'assenza degli architetti. Quindi all'inizio forse c'è un forte collegamento con gli architetti, ma verso la fine del XX secolo c'è una sconnessione, perché quello, una separazione tra architetti e gente. Questo è quello che prodotto, questo non è soltanto per gli olandesi perché pare che tutti vogliono vivere così, in una casa così e il problema è che non è completamente stupida la cosa perché in realtà queste case si comportano funzionano molto bene nel senso che sono state introdotte tutte le tecnologie moderne e quindi sono sostenibili, il problema è che si possono rifiutare soltanto per motivi frivoli, superficiali, per esempio per motivi di buon gusto, per esempio di gusto, ma in realtà queste costruzioni funzionano ragionevolmente bene. Ciò che adesso vorrei farvi vedere è questo. Una cosa che non è ancora riconosciuta ma è molto problematica è che il mercato sta eliminando le basi o le fondamenta perché possa esistere l'architettura dei profughi ma cosa ancora più inquietante che nell'insieme con una prognosi a lungo termine sta anche eliminando le basi per la vita urbana o per le città in quanto tale. Questa è una selezione dell'Economist che nel 2011 di quelle che sono le, sono le dieci più grandi città del mondo, Tokyo Guangzhou, Seoul e poi molte come vedete qua ma non ce n'è più neanche una in Europa noterete bene, ma questo di per sé non è importante. Ma se guardate poi a quelle che sono le migliori città in cui vivere, allora si ha una lista completamente diversa. Vedete, qua noi considereremo queste le più importanti, mentre l'economia di mercato e il sistema di mercato non riconosce quest'altra lista, perché queste sono quelle in cui è più piacevole vivere. Questa eh, lista per me è un incubo. Vancouver, Melbourne è soltanto un'unica città europea, e poi Calgary, Toronto. Uh, e poi c'è Helsinki, uh, Sydney, Perth, uh, Adelaide, Adelaide Auckland. e Auckland. Never, uh, uh, Beh, uh, è notevole il fatto uh, che uh, vi è una diretta uh, correlazione tra il mercato e il uh, modello uh, alla civiltà uh, anglosassone. Uh, Ma vedere uh, il mean, uh, uh, fatto che uh, le, le zone uh, urbane to, siano. To, to discreditate a questo But punto è veramente scioccante ma io direi che per una grossa parte del mondo ciò che è urbano adesso in realtà è rappresentato da Vancouver che vuol dire innanzitutto una barriera di verde poi una torre di media altezza con degli alberi e il paesaggio intorno alla città è quello che è dal punto di vista estetico un non piacevole, disturba molto lo spazio pubblico che in fondo è progettato per evitare qualunque intensità o densità di eventi. Se guardiamo la degenerazione che è avvenuta negli ultimi 40 anni dell'idea di che cosa rappresenta una città, allora confrontiamola con questa immagine del 1945. Qua potete vedere che questa persona alla fine della giornata beh, può succedergli qualunque cosa e pronto per l'avventura e l'immagine eh, in realtà succedisce che l'avventura è possibile e che magari non, è, non è tutto, sono tutte buone intenzioni né necessariamente farà tutti buoni incontri 50 anni dopo questo è il nostro ideale di città in cui l'uomo qua è vestito con abiti per il tempo libero vedete che fondamentalmente ha una valigetta, probabilmente, e questo cioè, dentro uh, delle mutande, dei calzini. e Siete sicuri che non succederà nulla di grave in questo tipo di paesaggio? La nostra cultura adesso si occupa dell'assenza di danno, e questo naturalmente per gli intellettuali seri questa è una sfida, e alcuni detti sono degli intellettuali. E quindi questo è davvero un incubo. Questo è uno spazio pubblico 40 anni fa, ancora una volta, è indeterminato e questo è molto importante, è una parola chiave, indeterminato. Vuol dire che qualunque cosa può succedere in questa situazione, mentre ecco, questo è lo spazio pubblico che entriamo oggigiorno, che è pieno di progetti, pieno di opere d'arte, normalmente molta manutenzione e fondamentalmente è uno spazio in cui può succedere pochissimo, anzi il meno possibile e si può solo immaginare come questo sia alienante e ostile per la persona che probabilmente è obbligata a usare questo spazio. Fondamentalmente abbiamo guardato delle immagini innocenti di cittadine sul mare in Gran Bretagna alla fine degli anni 40 e poi abbiamo cominciato a eliminare tutto ciò che non sarebbe più tollerato oggigiorno perché il mio argomento è che in realtà l'economia di mercato è un sistema estremamente autoritario in sé e quindi nonostante la nostra accettazione di questo sistema ha un effetto molto grave sulla gamma d'attività che possiamo sviluppare quindi per un numero di motivi Tutte queste cose sono diventate intollerabili e quindi l'economia di mercato avrebbe eliminato tutto questo e quindi noi sappiamo esattamente che cosa cos'è, o perlomeno cominciamo a scoprire che cos'è l'OIS. Yes. Possiamo fare due affermazioni da questo punto di vista. Non la città né è buono per l'idea che sottostà la città e sosterrei inoltre che certamente non funziona per l'architettura. Perché guardiamo adesso l'effetto dell'economia di mercato sull'architettura. Questo è quello che un tempo era l'architettura. Penso che chiunque da qualunque cultura riconoscerebbe che questo è un vecchio edificio, è un edificio nobile e che è un edificio e che sta cercando di esprimere i valori di un certo mondo, di una certa società. Quindi di per sé ha un'emanazione positiva. Ancora una volta questa curva dell'economia di mercato ha avuto un impatto sull'architettura in maniera molto grossa. Per esempio si potrebbe dire che mentre questo quasi sicuramente per qualunque abitante del mondo è un edificio che esprime il collettivo, adesso siamo al cuore dell'economia di mercato. E questa la nostra architettura ed è vera, ha veramente cambiato in natura, la natura dell'architettura stessa è cambiata perché non è più l'articolazione del collettivo, è un edificio in sé, individuale, che è lì per poter mettere un particolare museo sulla mappa del paesaggio mondiale e l'eccentricità e la stravaganza sono la cifra che ne emerge. Io non sono contrario a questo edificio di per sé, ma dico... Uh, what has to us. voglio vedere quello che ci è successo uh, e vederlo in maniera brutale questo è l'architetto uh, contemporaneo questo è Peter Eisenman lo vedete qua, qua a seguito a da una serie di paparazzi uh, è al cuore a, a di un monumento gli ebrei che sono morti a Berlino, quindi l'architettura più di ogni altra cosa è diventato un elemento del sistema dei mezzi di comunicazione. Questo è l'architetto archetipo del giorno d'oggi, qualcuno che vende, qualcuno che eccelle nel suo campo e soprattutto quello che si deve vendere deve essere soprattutto unico. Perché è l'unicità che ha il valore in sé. Qui potete vedere una versione più, stabili, più insediata di questo foster che arriva col suo aeroplano e poi dice che gli architetti hanno una serie di, sostengono una serie di soluzioni sostenibili la sostenibilità qualunque concetto può essere incorporato nella sostenibilità e a quel punto diventa parte di un incentivo economico ma tutto questo ha voluto dire che per qualunque Dunque architetto oggigiorno è quasi impossibile diventare o rimanere un architetto noioso, fare del lavoro noioso e lavorare per la gente. Questo è l'architetto degli anni 70, una persona seria o che ha un lavoro particolarmente importante dietro di sé, ma ci sono persone che magari non è bello ma saranno grate. Per questo tipo di casi e questo mondo per ora è da ormai è escluso, e è impossibile. Invece, questo è quello che noi produciamo oggi. Quando dico noi, voglio dire il gruppo di architetti che esistono, queste sono le eh, gli le archistar, è una brutta parola, ma è sicuramente il risultato del sistema globale in cui noi lavoriamo. Bene, allora se questo è il nostro skyline, il tipo di paesaggio che abbiamo, se guardiamo la democrazia, io vorrei dire che tutto ciò che non è democratico è rosso, è tutto quello che è democratico che è blu, e tutto quello che è in mezzo verde. Quindi in questo paesaggio, questo skyline che noi abbiamo prodotto, questi sono i nostri clienti e questa è la situazione che si genera. Ora, chiaramente, questo dà origine a un dilemma. Perché avevamo all'inizio del XX secolo un'associazione inevitabile con la democrazia, mentre cent'anni dopo non possiamo dire la stessa cosa e Vi sono molti fattori per questo. Non è che perché siamo tutti, abbiamo tutti un pessimo carattere, ma in una certa qual misura è una situazione inevitabile e naturalmente una situazione che dobbiamo cercare di affrontare. Questo per me è un diagramma molto importante. Ancora una volta ho riportato sempre quella curva di Wall Street circa il 1980 qua e quello che stiamo cercando di vedere lo status degli architetti. Abbiamo visto che negli anni 20, 30, 40, 50 e perfino negli anni 70 vi sono stati degli architetti importanti che erano abbastanza importanti da finire sulla copertina di Time. Dopo l'economia di mercato, dopo il fatto che Wall Street sia diventato più importante, nessun architetto è finito sulla copertina della rivista Time e questo significa che benché noi siamo più importanti, benché la gente si occupa di più di noi nonostante tutte queste cose viene alle nostre conferenze chiaramente noi siamo diventati meno importanti perché non ci siamo più meritati la copertina di time abbiamo fatto dei compromessi da questo punto di vista naturalmente questo per dichiarare questo complemento e accusarci è diventata anche questa un'attività commerciale industriale. Questo è un libro recente e qui vedete fondamentalmente ho cercato di creare una specie di elenco dell'ambiguità in cui possiamo iscrivere il buono e il cattivo dell'architettura per esempio sono delle sketch, dei bozzetti di Hitler che sapete doveva essere un architetto, a un certo punto erano veramente cattivi, sia esteticamente ma anche intenzionalmente cattivi, siamo 34 ma tutti li considerano tremendi anche nel 2011, Ma invece questo è Speer che era l'architetto nazista, qui potete vedere la visione che aveva per Berlino tutti allora consideravano una straordinaria, ma tutti concordiamo che è super cattiva diciamo, questa visione. Ma qua la questione si complica un po' perché questo è un monumento di Miss Van der Rohe, l'architetto tedesco per Rosa Luxemburg, che è stato fatto negli anni 20. E qua potete vedere l'articolazione del sogno comunista che è incorporato in un monumento per l'utopia. Questo è Miss Van der Rohe. E qui vedete un edificio che aveva progettato alcuni anni dopo nella Germania nazista nel 1933 per la Banca Nazionale. Quindi noi potremmo dire che è cattivo perché era il 1933 in Germania. Se fosse stato alcuni anni prima, cioè il 1924, allora sarebbe stata la Repubblica di Weimar e quindi esteticamente sarebbe stato considerato buono. Se esistesse ancora oggi nel 2011, probabilmente lo considereremo. Neutro o ragionevolmente cattivo. Quindi fondamentalmente lo stesso edificio può diventare cattivo negli anni 30, buono negli anni 20 e ragionevolmente così così nel 2011. Questo vi dà una rappresentazione grafica di come sia difficile stabilire il confine tra il buono e il cattivo nell'architettura. Questo è l'architetto Trost con Hitler che fa vedere a Hitler un edificio Hauster Kunst a Monaco che era specificamente stato progettato per, per l'arte nazista tedesca. Qui è l'inaugurazione dell'edificio nel 1934 chiaramente cattivo. Qui potete vedere l'arte nazista chiaramente cattivo, ma nel 2006 lo stesso edificio viene utilizzato per le mostre di artisti come Paul McCarthy, che è una delle star della scena artistica internazionale. Ma ciò che è perverso secondo me è che McCarthy usa la, la laurea del o la, la natura di questo edificio per promuovere all'interno della logica d'economia di mercato la sua arte e la sua arte beneficia dall'errore della cattiveria dei nazisti. Questo in maniera simile, questo chiaramente è cattivo, è una scultura cattiva perché gli artisti del tempo, ma questo è Paul McCarthy ancora una volta, che utilizza sempre lo stesso tipo di idea per aumentare la propria reputazione. Adesso. Vediamo guardando un pochettino la democrazia stessa, la democrazia per poter vedere quanto sia facile o difficile definirla. Naturalmente vi sono molto diverse norme, parametri, vi sono parametri americani, europei. Penso che negli ultimi vent'anni la parola democrazia è stata utilizzata e a volte mal utilizzata o abusata semplicemente per criticare qualunque regime che non era tradizionalmente democratico, ma perlomeno questa è la categorizzazione della libertà eh, dal, da un think tank americano. Blu è democratico, rosso è non democratico e verde è quello che c'è in mezzo che si chiama Pseudo-democrazia. Chomsky difende le critiche, ma dà una versione più obiettiva dell'Economist nel 2010, ma più o meno dà lo stesso quadro. Naturalmente noi dobbiamo lavorare in questo campo con buono, cattivo e via di mezzo, queste sono le condizioni che abbiamo, e quindi per noi è una questione molto importante ed è una preoccupazione tra le più importanti. Quindi se noi vogliamo consolidare quelle che sono tutte quelle differenze e vogliamo guardare le cifre, vuol dire che... C'è circa diciamo, un terzo degli esseri umani che vi, vivono in ambienti non liberi, mentre un terzo uh, più o meno a questo punto è in situazione democratica. E c'è un settore in mezzo che, e se guardate qua la, la, la rivoluzione nei paesi arabi, la domanda è che cosa succederà a questa parte della popolazione. Rimarranno nel rosso? passeranno al verde oppure blue. diventeranno blu. Now, let's look at the Dunque andiamo of this a vedere la stabilità uh, di here, questo again, sistema. Qui Freedom House dà una sua uh, valutazione group, uh, dei... I primi 25 paesi buoni, ma se guardiamo quello che succede in Europa, per esempio, vediamo che in realtà all'interno di ogni nazione democratica c'è una parte di grande cattiveria presente. Ogni sorta di cattiveria, non solo mancanza di ospitalità, per esempio, ma una cattiveria quasi universale nei confronti dell'Islam. E ci si può interrogare su cosa ci sia nella democrazia che stimola eh, o che ci rende tolleranti di questa ostilità che a volte arriva a delle proporzioni davvero pericolose. Se andiamo a vedere i primi paesi liberi è sorprendente quanti di questi stanno lottando con problemi abbastanza importanti. E forse se non sono poi così buoni e così democratici nei Paesi Bassi, per esempio, siamo governati da un governo che è tollerato da un signore di destra che ha degli atteggiamenti piuttosto negativi. E di, con, di conseguenza capiamo che queste democrazie non sono poi così ideali. Questi invece sono uh, i paesi uh, dove c'è dell'autoritarismo, dunque sono dei paesi cattivi e qui vediamo che ci sono in corso delle cose che potranno permettere a questi paesi di andare verso un miglioramento. Si tratta dunque di una situazione affatto stabile, per cui direi che le nostre. Le nostre categorie contemporanee sono abbastanza primitive e ci permettono semplicemente di insistere su questa semplificazione che abbiamo visto in passato tra buono e cattivo. Questa è Huawei, questa è una delle sue iniziative. Questa uh, so è uh, un'opera uh, in cui dice Fotti uh, protest, uh, lo Stato uh, cinese e questo come gallery abbiamo gallery fatto uh, delle proteste nella Tate Gallery. Uh, La Tate uh, 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 presenta art l'arte contemporanea e, e qui vedete che product, è stata uh, usata. Uh, product, uh, per una protesta, una manifestazione da parte del pubblico. Per cui considerando questa grande complessità, il mio studio ed io siamo stati costretti ad intraprendere una doppia azione, cosa che ha già in parte spiegato chi mi ha presentato, ha parlato di questo dualismo. Noi sentiamo che non sia più sicuro intervenire But that we also need to In uh, those uh, certi paesi, we them, questi paesi uh, vanno esplorati prima, prima di, di uh, entrarvi. Uh, ha parlato di un approccio multidisciplinare. Sì, ci sono elementi sociologici e antropologici in tutto quello che noi facciamo nello studio, proprio perché dobbiamo affrontare la complessità del nostro pianeta e capire questa complessità. È molto facile cadere nella trappola di una caricatura in bianco e in nero. 1990, quando questo regime dell'economia di mercato è diventata così evidente, questo regime che aveva delle caratteristiche politiche, abbiamo cercato di analizzare il mercato e con gli studenti di Harvard abbiamo fatto una guida allo shopping. Abbiamo analizzato quanto al mondo ogni persona deve fare shopping. Tantissimo Stati Uniti, meno altrove, comunque ognuno di noi in pratica ha un peso, un carico eh, sulle proprie spalle proprio perché dobbiamo far sopravvivere questi negozi eh, dove andiamo a comprare. E qui vedete come lo shopping, preferisco chiamarlo il mercato, vedete dall'essere rigidamente organizzato agli esordi eh, della civiltà con vie commerciali pian pianino eh, lo shopping è diventato molto più eh, massiccio nel suo effetto ma eh, ha una definizione molto meno chiara oggi per cui oggi lavoriamo in una situazione in cui lo shopping ha infiltrato in pratica qualunque attività umana dalla chiesa all'ospedale all'aeroporto e non è più possibile per noi eh, separarci dallo shopping né sapere se eh, qualcuna di queste attività possa esistere indipendentemente dallo shopping. È diventato una sorta di effetto parassitario e lo shopping fa parte dell'entità principale della vita e questo ha portato ad una scalazione enorme di quello che succede in architettura e ha anche influenzato quest'ultimo secolo in cui si è lavorato per raffinare le competenze di questi sistemi. Questo forse è l'espressione più brutale della situazione dello status dell'architettura oggi. Vedete l'architettura più le scale mobili più tutto il resto è quello che ci permette di fare dollari. Io parlo di junk space, lo spazio della spazzatura. Per me questo significa cercare di definire l'esito del nostro coinvolgimento col mercato e quale effetto questo possa avere sull'architettura guardiamo le icone le icone spesso vengono prodotte con dei materiali inferiori scadenti tutto viene gonfiato e l'intrattenimento in tutte le sue forme è il tema dominante. dominante. Course, uh, il grande fratello che è stato inventato in uh, Olanda tra l'altro può essere visto uh, come uh, una vita uh, in prigionia. Uh, Un'avventura in un mondo autoritario. Voglio leggere alcune parole da Junk Space perché evidenziano che sono anni che ci si preoccupa della democrazia all'interno del mio lavoro. Il palcoscenico della megalomania oggi, quella dittatoriale, non è più la politica, ma l'intrattenimento attraverso lo spazio spazzatura. L'intrattenimento organizza dei regimi ermetici di esclusione e di concentrazione. Per cui credo che l'Italia stia vivendo proprio oggi un momento piuttosto difficile e questo fa parte di un regime decisamente antidemocratico. È una sorta di tirannia. E questa situazione è quella di dover essere coinvolti non solo come come architetti ma essere coinvolti anche eh, come persone che esplorano come giornalisti se vogliamo una situazione prima di accedere ad un certo paese è un qualcosa che per me si è intensificato dopo l'11 settembre perché gli Stati Uniti per un certo verso hanno preso una loro strada e noi ormai siamo condannati a vivere in questa configurazione nuova è una configurazione molto antica. I greci e i romani vedevano il mondo così: Europa, Africa, il mondo arabo e la Cina, il tutto raggruppato in un'unica entità. E come ho detto prima, in questo ultimo decennio ho avuto l'impressione che siamo condannati anche costretti a fare di questa coesistenza la nostra principale missione di vita, cioè siamo costretti a far funzionare questa convivenza ed è così che noi eh, interpretiamo il nostro lavoro non solo in quanto autori o analisti o esploratori, ma anche in quanto architetti. Per cui vorrei adesso riguardare questa mappa in termini di democrazia non democrazia. Adesso abbiamo una grossa area bianca che forse eh, dà ragione per un certo entusiasmo e questa è la ragione per cui penso sia un dovere da parte nostra non dire questo è buono, questo è cattivo dobbiamo cercare di creare delle connessioni e di rafforzarle perché se andiamo a vedere la crescita in termini della popolazione questa parte del mondo sta crescendo molto rapidamente da noi la popolazione invecchia sarebbe folle tornare indietro se vediamo l'età questa parte del mondo è quella più giovane noi siamo la parte più vecchia del mondo per cui sarebbe follia voltare la schiena a quest'altra parte del mondo ma ci sono anche altre regioni questa è la parte del mondo che ha più sole noi abbiamo bisogno di sole per l'energia per cui anche lì sarebbe follia voltargli le spalle invece dobbiamo pensare ad essere interconnessi ad ogni livello anche a livello dell'energia è ancora un qualcosa che è basato su un approccio utilitaristico, ma secondo me c'è anche lo scambio intellettuale da considerare e qua entra in gioco anche l'architettura. Per cui siamo consapevoli che non tutti i sistemi sono uguali, non tutti sono democratici, questa interconnessione rimane però cruciale e direi che ognuno di queste parole, i diritti dell'uomo, Corruzione, libertà di parole, libero scambio, sono tutte parole fondamentali per noi, valori fondamentali, però suscitano molti interrogativi. La corruzione è molto presente in Europa, la libertà di parole a volte viene minacciata in Europa e il diritto d'autore viene usato spesso come strumento per supprimere una certa forma so di we, we per cui è così activity, che noi consideriamo il nostro lavoro riteniamo uh, di poter essere messaggeri o mediatori these, o interpreti, interpreti tra tutte queste diverse aree e questo learn, uh, è il modo in cui voglio passare alla seconda parte della mia presentazione è proprio parlarvi di questo ruolo che abbiamo di mediatori. Questa è la copertina di un libro che abbiamo pubblicato nel 2004 e parla da sé, parla del legame tra l'Europa e la Cina. Vediamo quella che è la follia del mondo. Questo è uno dei nostri edifici che fa parte di questa follia. Qui vedete il World Trade Center, l'attentato nel 2002, ci hanno chiesto di partecipare a due concorsi, uno per la ricostruzione del World Trade Center e l'altro per la sede centrale della TV centrale cinese. Non ritenevamo di poter fare le due cose insieme, questo secondo me era un progetto non Nostalgico. Abbiamo dunque scelto l'alternativa, pur sapendo che la Cina non è una nazione democratica. Abbiamo costruito questo edificio e volevo. Parlarvi dei tipi di collaborazione che sono stati necessari per produrre questo edificio, perché proprio la collaborazione, l'interazione per me, non solo in modo metaforico, ma anche in altri modi, comporta un impegno molto produttivo con queste culture e con questi sistemi politici. Per cui, prima di tutto, c'è questo costruire collettivamente questo è un modello che abbiamo eh, creato da presentare ai leader cinesi queste sono tutte le nazionalità che erano presenti nel team che ha lavorato al progetto eh, questo è l'edificio è un edificio che ha una struttura esterna molto complessa molto sofisticata è una struttura che può essere sviluppata solo grazie alla tecnologia di questi ultimi dieci anni basata sulla velocità dei computer e questo è un qualcosa che abbiamo portato come tecnologia alla Cina. Siamo stati in interazione costante con i 100 migliori ingegneri cinesi e siamo riusciti a farli accettare un qualcosa che prima non sarebbe mai stato accettato dal paese. Abbiamo dunque in qualche modo ampliato gli orizzonti dell'architettura cinese grazie a questa nostra interazione, a questa nostra collaborazione. Quello che per me è interessante è che si tratta di un edificio che è stato ovviamente costruito dai cinesi ma questi costruttori e questi edili hanno sviluppato un rapporto molto particolare con l'edificio. Questa è una specie di poesia che ho trovato sull'edificio Torre pendente, torre pendente, sei conosciuta in tutto il mondo, sei la grandezza della Cina, i nostri lavoratori migranti vengono verso di te da tutta la Cina, siamo orgogliosi di te. Insomma, sappiamo tutte queste storie che si raccontano sulla povertà di questi operai e quanto sia scondoloso, e per me eh, leggere questa poesia è stato molto importante. Qui vediamo un altro elemento importante che abbiamo introdotto per la prima volta in Cina c'è questo percorso che attraversa tutto l'edificio e espone tutto l'edificio al passaggio dei visitatori e prima o poi l'edificio. Ovviamente con tutto il resto di quello che si sta muovendo in Cina, penso potrà avere un effetto su quello che è la comunicazione in Cina. Ci sono questi canali internazionali che si stanno evolvendo per cui proprio la natura e il contenuto delle notizie dovrà cambiare e cambierà anche grazie a quello che ha portato questo edificio. Un'altra cosa importante di questo edificio è per quanto sia un edificio molto moderno, costruito da uno straniero, è un edificio che, grazie alla sua forma, al suo disegno, si associa a. Tutto quello che è eh, cinese, eh, anche queste parti povere, decrepite, e eh, anche a queste parti eh, più monumentali e storiche. Cioè contestualmente eh, è un edificio che si ricollega benissimo a tutta la Cina. Ovviamente siamo stati eh, accusati, criticati per il fatto che eh, lavoriamo per la Cina, ma a volte eh, ci sentiamo in difetto per il fatto che lavoriamo per il governo olandese. Questo è l'edificio che abbiamo progettato per la TV olandese e lui in questo modo può vantarsi della qualità del design e dell'architettura olandese. C'è poi tutta un'altra serie di attività che vediamo attualmente in corso nel mondo arabo. È un qualcosa di molto attuale questi sono i diversi progetti che abbiamo sviluppato nei paesi arabi questi sono i leader che nel frattempo sono scomparsi sappiamo che è un'area del mondo molto volatile ma continuo a pensare che il modo in cui l'occidente ha affrontato il mondo arabo è oltre qualunque logica questo è Phil Lewis, che è un politico olandese che ha parlato contro la costruzione uh, di moschee a New York. Questo uh, è e lo Sarazen in Germania che dice non ci servono i musulmani in Europa. Questo è il nostro atteggiamento. La democrazia una volta era tollerante nei confronti di tutte le religioni e non è più così quando si parla di moschee. Per cui secondo me il grande rischio è che anche se facciamo parte di questa parte del mondo ci stiamo e questo per via del nostro moralismo e ci isoleremo sempre di più il secondo grosso impegno come dicevo è col mondo arabo è molto facile considerare Dubai una caricatura qui vedete Michael Jackson che visitava Dubai nel 2005 nel 2009 Mike Davis è un famoso persona di sinistra statunitense ha scritto paradisi maligni e quindi, di nuovo questo ci fa obbligato a guardare più seriamente quella che è la situazione. Se guardiamo più seriamente la situazione, osserverete come vi sono dei fatti molto interessanti. Per me, per esempio, è stato molto interessante il fatto che a Dubai è abitato da un numero molto limitato di abitanti locali, il 20 per cento, i resti sono immigrati, mentre noi abbiamo difficoltà con piccole con le percentuali di immigrati, 10% per noi è già enorme, il Dubai vive con l'80% di immigrati in questo modo. Ah, questo è un esempio di tolleranza. Noi consideriamo l'architettura forse un po' eccessiva a Dubai, qui è un miscuglio strano di nostalgia e futurismo, ma d'altro canto è quella che ci parla del la coesistenza dei due mondi in contatto fisico molto vicino e senza che vi siano dei problemi terrificanti. Nell'Occidente noi abbiamo una narrazione continua della situazione di quasi schiavitù dei lavoratori a Dubai e penso che vi siano molte sicuramente condizioni di lavoro brutte, che molti lavoratori vivono in condizioni brutte. ma Vediamo anche qua come, hanno, uh, come sono alloggiati, che tipo di feste, come possono passare il tempo libero, per esempio, e dov'è che viene inviato il loro denaro. E se guardate a dove va l'ordinato vi è un flusso in uscita da paesi come l'India, le Filippine, l'Indonesia o perfino la Cina. E poi se guardate il, la strada, per dire, in un villaggio nel Kerala, e vedete tutte le ville che sono state costruite dagli immigrati che sono ritornati con il denaro che hanno guadagnato a Dubai. Allora a questo punto ci si rende conto che vi sono dei sistemi molto diversi che vanno avanti, che nessuno lo chiamerebbe democrazia, ma che vi è una specie di interazione produttiva e che noi sottovalutiamo al nostro pericolo e che questo tipo di interazione è molto più produttiva della nostra. Uh, ristrettezza europea. We, we Noi think abbiamo continuato a guardare in Almanac 2 all'Arabia Saudita e abbiamo visto per esempio spettacoli che noi non ci aspetteremo di vedere in spazio pubblico famiglie, uomini e donne che mangiano insieme, che fanno un picnic mentre naturalmente di solito le storie sono che non succedono mai queste cose qui o dei treni per esempio dove uomini e donne si siedono negli stessi compartimenti negli stessi spazi e quindi la mia conclusione prima, eh, delle prima scoppio delle rivoluzioni arabe all'inizio del 2010 che l'intero golfo è pieno di iniziative che vanno dalle più pubbliche alle più private che possono tesi a cambiare e reinventare delle regole apparentemente common, immutabili uh, dei regimi con the, ditti presupposti e per me questa è una scoperta che al di sotto vi è rifiuto ma al di sotto di quella che è la critica sulla non democraticità di questi paesi vi è in realtà un'immaginazione continua e anche un'immaginazione po politica e quindi io ho annunciato già nel 2010 nel gennaio che qualche cosa sarebbe successo se guardavate con attenzione siamo andati perfino in Libia e lì Project, Abbiamo fatto project, un progetto che the, guarda the la bellezza, del, si la, so, partendo to, dalla bellezza uh, del deserto libico e cercava dei, dei the, modi per proteggerlo. Questa desert, è la bellezza del the, deserto. Uh, uh, Questo Ciò che si vedete dal turismo, questa è la scala del turismo, e quello che noi suggeriamo è che il turismo venga abbandonato e che invece il paese doveva spostarsi ad uno stato diverso, cioè il viaggiatore. Quindi, ancora una volta, non un atteggiamento di consumismo, e il consumo del paesaggio, ma l'esplorazione del paesaggio. E quindi questo, infine, è stato la misura del nostro coinvolgimento in Libia cercando di trovare dei modi per impedire la distruzione che il turismo e l'economia di mercato causano. Ed infine c'è l'Europa e naturalmente il mio cuore è in Europa e il mio cuore è con la democrazia. Ma noi abbiamo una debolezza fondamentale, questa debolezza è la capacità di rappresentarsi in una maniera europea e convincente. Questa è la nostra celebrazione per l'arrivo dell'Euro. È una specie di spettacolo molto triste. Questo è il modo in cui, in maniera intelligente, abbiamo rappresentato l'Europa poco dopo la guerra, semplicemente un certo numero di nazioni che spingevano un'unica nave, questa invece è una eh, bella bandiera e questa è la bandiera alternativa che abbiamo proposto dove ogni eh, nazione ha un codice a barre in modo che eh, più, più sono i paesi più è bello il codice a barre e la preoccupazione dell'Europa è, è qualcosa che si è sviluppata in parallelo negli ultimi dieci anni per quello che riguarda la creazione della propaganda questo era il centro di Bruxelles, un'installazione che nel giro di poco tempo ha attratto 400.000 persone e che rappresenta la storia europea per gli europei. Perché non soltanto abbiamo una specie di amnesia sulla storia, ma abbiamo anche un'amnesia sulla storia dell'Unione Europea e perché ci siamo ancora collegati. noi. Ci obiettiamo le leggi, ma non ci ricordiamo più perché noi abbiamo fatto questi gesti. Quindi qua potete vedere la storia europea in tutta la sua brutalità, ma anche la costruzione dell'Europa in tutta la sua bellezza e intelligenza, fino al punto di costruire degli eroi europei, questo grosso sforzo, e anche dicendo che tutte queste regole dell'Europa se le mettete insieme insieme è un libro di 7.000 pagine lungo 7 metri, quindi da un canto si può dire che è assurdo, ma si può anche dire che rappresenta un codice di comportamento che è esemplare per tutto il mondo e questo non è imposto dall'autorità o da un esercito, bensì è imposto tramite l'esempio e da un certo punto di vista può raggiungere un'utopia come quella di Thomas Moore e la gente uh, è chiamata a partecipare. Finally, Ed infine. Uh, in termini architettonici, questo era soltanto propaganda, ma è forse necessario che l'Europa abbia un'entità visibile. Questa è l'Austria Stati Uniti, è molto forte, la Cina è molto forte e questa è Bruxelles. Invece no, questi sono uffici in affitto, alcuni sono vecchi e sono sparsi per tutta la città e questi sono quelli che accompagnano il processo europeo. Non c'è nulla, quindi questa è una gara recente, abbiamo perso naturalmente, ma abbiamo cercato di creare una presenza europea molto visibile con gli eroi europei al centro di Bruxelles. I miei colleghi hanno parlato delle songlines di Singapore, cioè le linee del canto di Singapore, e io vorrei leggere una citazione, perché per me questo rappresenta sia perché affrontiamo o lavoriamo con regimi non democratici. Eh, perché continuiamo ad insistere sul guardare ambedue le parti in maniera critica. Ve lo voglio leggere, il prossimo giro di tensione tra Est, Occidente e Oriente sarà su questa questione. Se la democrazia promuova o eroda la stabilità sociale, se la possibilità di parlare, cioè se la libertà di parola vale la pena eh, e se eh, i prodotti culturali. Scadenti valgono anche loro la pena. Se la salute di un, della collettività è più importante della libertà dell'individuo, se all'Occidente questo tipo di autoritanesimo sembra essere una deviazione dalla norma, ma è più probabile che una nuova norma venga sintetizzata o si crei nella mancanza di vergogna Singapore con un confucianesimo molto rigido, un specie di potere ultimo di efficienza che è quello che porterà la modernizzazione dell'Asia. La, la democrazia e molte delle nostre terminologie, delle parole che utilizziamo per la democrazia in realtà danneggiano nell'affrontare onestamente questa situazione, chiaramente, ad occhi aperti. Grazie. Non so se sia possibile in questa situazione, perché voi siete al buio, forse non ci sono dei microfoni, ma se, se siete interessati a porre delle domande, se le volete porre, io sono disponibile a rispondere. C'è qualcuno degli organizzatori qua, per favore? Non si sente, non si sente niente. Sì, va bene, grazie. Ah, no, è qua. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Guido Montanari e volevo fare una piccola osservazione e forse anche una domanda. Naturalmente è difficile intervenire in pochi minuti dopo una lezione così. Provo? Posso? Allora, buonasera, grazie. Eh, dicevo, è difficile intervenire dopo una lezione così inter interessante e ampia. Volevo però ricordare che certamente eh, tra democrazia e architettura c'è un legame fortissimo. Eh, questa città in questo periodo sta sperimentando però qualche difficoltà nell'affermare un rapporto democratico dei cittadini con il progetto della città. Torino è una città che è cambiata tantissimo in questi ultimi dieci anni circa: una città industriale che è diventata un'altra cosa, che ha cambiato tra i 5 e i 10 milioni di metri quadri di superficie. Ecco, questi processi così forti e così duri. Eh, io ho l'impressione che sia stati poco eh, come dire, discussi tra i cittadini. Una delle espressioni più violente di queste, secondo me, è una scelta di crescere in altezza che questa città ha assunto senza un referendum, senza un coinvolgimento dei cittadini, trasformando intere, interi quartieri, trasformando un paesaggio radicato nella storia di questo territorio da secoli e con poca possibilità di ascoltare dal basso quello che i quartieri, i cittadini, i comitati, i gruppi, eccetera, hanno espresso. Ricordo che nel 2008 c'è stata una richiesta di referendum sulla scelta di costruire in altezza che è stata rifiutata dalla città, fra l'altro con un voto consigliare abbastanza risicato. E ancora adesso eh, si sta discutendo di un edificio piuttosto imponente ai margini della Mole Antonelliana che passa per meccanismi burocratici che fanno sì che la città riceva soldi da questa edificazione, ma credo che la maggioranza dei cittadini non ne abbiano un benessere. La domanda è, è possibile che si possa vendere, si possono vendere pezzi del paesaggio, si possono vendere ricchezze comuni, spazi pubblici della città, per trovare i soldi per far funzionare la città stessa? Ecco, questo forse è uno dei temi intorno ai quali si, il nodo democrazia e architettura si incaglia. Ed è un nodo che per noi in Italia è molto duro, molto pesante, molto importante. Spero che abbia capito, non lo so. Grazie. Yeah, yeah, totally, totally sì, capisco perfettamente um, quello che lei dice, ma d'altro canto io non voglio commentare una know, situazione uh, che really non conosco, che well, non conosco relativamente well, bene, um, perché uh, then, uh, it, kind of talking, uh, uh, è una specie uh, di parlare uh, a vuoto uh, uh, a una I I think, risposta, uh, ma non, non lo uh, so. Io quello che posso dire, in senso generale, che per me è una delle cose più sorprendenti, uno dei fenomeni più sorprendenti. E cosa che non si vede soltanto in Italia, ma si vede per esempio uh, in Olanda o in Germania o in Francia, è come poiché adesso, in un momento in cui noi siamo più ricchi, abbiamo bisogno di più denaro per mantenere le città e che in una certa qual misura abbiamo finito i soldi. Io non lo capisco, non capisco come sia possibile tutto questo, come fosse possibile che, come negli anni '60, c'era un sistema più vigoroso di trasporto pubblico, di servizi comuni, eccetera. Non capisco perché l'economia di mercato in una certa qual misura ha creato delle situazioni per cui tutti abbiamo finito i soldi, ma probabilmente c'è un collegamento tra questo e probabilmente questo è il motivo per cui la città sta disperatamente cercando di trovare dei soldi e sta vendendo una parte del terreno, ma in realtà in questo caso qui non ho abbastanza informazioni per poter commentare. And, and in would be good to, da un certo punto to, di vista sarebbe buono magari pormi delle vere domande, to. delle domande a cui io posso uh, dare delle vere risposte, uh, uh, perché non è che voglio essere un ornamento uh, io qua ad essere d'ornamento uh, um, dicendo delle cose così piacevoli e decenti. Grazie, signor Kulas. È stata una presentazione di grande ispirazione per me. Ora era affrontare l'India e la Cina. L'India è una grande democrazia, la Cina non lo è. In un certo momento della storia sia l'una che l'altra ha avuto il problema della crescita demografica. La Cina è riuscita a controllare questa crescita con dei mezzi autoritari, uh, con una certa uh, severità. Le uh, città cinesi, quando le osserviamo, sono molto avanti rispetto allo svilupparsi attuale delle città. Uh, indiane, anche in per quel che real, riguarda la sostenibilità, la Cina è in avanti so rispetto all'India. L'India sta well, ancora well, lottando well, e ci si well, chiede well, a quel well, punto well, lì well, se a, a, la democrazia well, sia una cosa positiva o se ci uh, vuole uh, un PMC po' di this? autorità e di controllo. Lei I che cosa that, ne uh, pensa? Uh, the, the, the which, Ma il testo con cui ho chiuso che. Dilema, parlava proprio di uh, questo whether, yeah, dilemma, cioè se... Per avere la democrazia vale la pena avere quello che l'accompagna? O se avere un regime un po' più autoritario è una cosa migliore? Questo è davvero un importante dilemma. Ma penso che l'approccio autoritario non ha diversi gradi, cioè un po' autoritario, un po' di più. Penso che. Per me, lei probabilmente viene dall'India, è giusto? Secondo me, il problema in India, mi scusi però se sono un po' diretto in quanto dico, il problema in India non mi sembra tanto che sia troppo democratica per il proprio bene. Ho più l'impressione che la popolazione è così divisa che. C'è un'accettazione culturale della povertà ma al contempo di estremo benessere. Ed è il risultato, penso, di un percorso culturale antico che ovviamente viene rafforzato adesso dagli effetti dell'economia di mercato. Per cui secondo me non è tanto la democrazia che ha questo effetto, è secondo me una questione di mentalità che viene a sua volta rafforzata dall'economia di mercato. Uh, my ends the now. So, I think the il Io mio sponsor mi voi, dice che dobbiamo che chiudere. Le attività di Biennale e Democrazia si susseguono l'un dopo l'altra e dobbiamo lasciare la sala e la, il teatro. Io credo che avremo tutti voglia di una seconda battuta con il, eh, il nostro relatore Ranculos. Lo possiamo ringraziare con un grande applauso. Grazie a voi. Grazie e buona serata.